3. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare tra quanti stanchi e oppressi attirano lo sguardo al cuore di Gesù. Da lì viene luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto e vi invita ad andare a Lui. Venite. Lui infatti le inquietudini e gli interrogativi che in questa notte del corpo e dello spirito sgorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall'oppressione del male. In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la locanda del buon samaritano che è Cristo, cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, nell'accoglienza, nel sollievo. In questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce, facendo delle proprie ferite delle feritoie attraverso le quali guardare l'orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e aria per la vostra vita. In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il servizio degli operatori sanitari, medici e infermieri, personale sanitario e amministrativo, ausiliari, volontari, che con competenza agiscono facendo sentire la presenza di Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona malata curandone le ferite. Ma anche loro sono uomini e donne con le loro fragilità eppure le loro malattie. Per loro, in modo particolare, vale che una volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile ammirazione del Maestro.